Il primo posto lì ad un passo, tre punti separano la Juventus dalla vetta della classifica, ma attenzione all'orgoglio del Palermo e del suo allenatore Walter Zenga, che nelle difficoltà sembra trovare nuove motivazioni. Palermo, stadio Renzo Barbera, una buona serata da Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. Tanto bella palla in verticale per Miccoli, in area di rigore, il tiro, Buffon. In verticale per Miccoli, va a chiudere le grottaglie, al centro Cavani, tarda ad arrivare Pastore, ingresso in area di rigore di Miccoli, punta le grottaglie, se ne va, e la cross, Cavani! Sentiamo l'altro gol dell'1-0. Apertura di Miccoli per Cavani, costretto a allargarsi nel ritardo, seminando la copertura, ma adesso a grande bloccata rimedio su Cavani, che però lo supera, Cavani, parte il tiro, Buffon! Pallone gli sfugge, c'è calcio d'angolo. Poi Felipe Melo che non sta benissimo, Pastore gli ruba il pallone, partito Cavani, arriva anche Simplicio, Cavani, Cavani, il tiro, rete, Cavani! L'ha preparata così Zenga la partita, sul portatore ancora una volta Felipe Melo, allo scarico di prima, ma tergiversa, lo fa spesso questo, gli porta via la palla, ripartenza con tre giocatori, qui Cavani può darla anche a Simplicio che accompagna, ma il tiro è forte sul palo alto. Miccoli. Porta Miccoli, palla che ribalta, rete, il raddoppio del Palermo, ha toccato Simplicio. Ha calciato in porta Miccoli, dritto per dritto, col tiro con le tre dita, quella palla può dare della, una traiettoria diversa. Poi hanno guardato il Copelli, giocatore della Juventus, rivediamo, calcio. Sì, è linea. È linea. Come ci arriva? Come ci arriva? Con grande tempismo. Poi al limite c'è Amorì, prova a liberare la sinistra, Amorì, parte il tiro e la palla sorvola l'incrocio dei pali, va sul fondo, grandissima conclusione di Amorì, meritava il gol. Piccoli, tre davanti, provano a non dare punto di riferimento alla difesa della Juventus, si coordina Cassani per il cross, palla sul destro, pallone in aria per Bresciano, la palla sfiora il palo, va sul fondo, ancora una grande azione del Palermo. Felipe Melo prova centralmente, Amorì di tacco ancora per Felipe Melo, è chiuso Bovo, ancora il contropiede del Palermo con il Pastore che lascia sul posto Polsen, 3 contro 2, attacca centralmente Pastore, si allarga Miccoli, è partito Cavani, il pallone per Miccoli, al limite dell'area di rigore, Miccoli, punta Chiellini, Miccoli se ne va, Miccoli, Buffon! Cosa ha fatto Buffon? È rimasto in piedi. In corsa breve, parte Diego, traversa, poi Balzaretti. E questa è una calciata bene perché non era facile. Miccoli punta le grottaglie, arriva anche Chiellini, Miccoli in area di rigore, parte il tiro, palo! Mamma mia, come ha calciato, che forza ancora che c'ha! Game over al Barbera, l'impresa del Palermo, 2-0 alla Juve.